idee, risorse, energie, obiettivi. Condividiamo per crescere insieme. Tutto questo è Community FVG. In questa puntata andremo alla scoperta di la cantina di Ramuscello e San Vito, a colloquio con Francesco Marangon, la cooperativa sociale Taviele. E ora iniziamo. Noi siamo presso la cantina Ramuscello, il comune di Sesto Reghena, una cantina che è nata e fondata nel 1959, in questo caso, da 21 soci. La prima produzione, la prima pietra è stata posata nel 62, dunque la prima vendemmia nel 62. È partita con i 21 soci e piano piano siamo arrivati 200, 400 e poi adesso scendere. Ad oggi siamo circa 120 soci. Una produzione che si aggira ad oggi circa 45.000 quintali, gli ultimi due anni in crescita quasi doppia cifra anno per anno. Questo è un fattore di credibilità nel mondo cooperativistico di cui forma questa cooperativa, questa politica in questa cantina. Lavoriamo con una base di dipendenti, da 3 dipendenti in ufficio e 3 in cantina. Lavoriamo principalmente sfuso, di bacca bianca soprattutto, si parla del 54% di pinot grigio, 44% di prosecco, restanti tutte le altre varietà che vanno dal chardonnay, pinot bianco, merlot, cabernet, refosco naturalmente, e poi la nuova new entry che da alcuni anni sta crescendo a doppia cifra da sola, che è la ribolla. La cantina opera vino sfuso, trasforma e commercializza vino sfuso. Fa il 94% di vino sfuso, restante ha un piccolo spazio punto vendita in loco qua da noi. C'è un investimento prossimo che riporterà un punto vendita più importante, dove si farà delle vendite anche di altri prodotti, probabilmente derivati dai nostri soci. Tutti i ragazzi presenti in cantina al lavoro sono pressoché giovani, trentenni, dunque parte giovane che sta lavorando, tutte sono persone di cui amano il proprio lavoro e è una forza in più fondamentale per la crescita è stata in questa cantina. La cantina ha appunto di amministrazione e tutti i consiglieri sono i consiglieri più importanti, i soci della cantina proprio che seguono, amministrano come fossero la propria azienda di casa, diciamo una cooperativa quasi a livello familiare. Sono venuti da tutta Italia i giovani soci delle banche di credito cooperativo per partecipare a Trieste all'ottavo forum nazionale dei giovani soci BCC. I gruppi giovani soci delle banche di credito cooperativo italiane sono una realtà ormai consolidata e costantemente impegnata a promuovere l'educazione finanziaria sia tra i soci che nelle comunità in cui le banche cooperative operano. È stata premiata ben 2 volte la cooperativa agricola Agricleulis di Paluzza, in occasione della 44esima mostra mercato del formaggio e della ricotta di malga di Enemonzo, a cui ha collaborato anche l'ERSA, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale e il caseificio sociale Valtagliamento di Enemonzo. I 2 premi ricevuti dalla cooperativa agricola Agricleulis
sono stati il primo premio nella categoria ricotta affumicata di Malga per la ricotta di Malga Lavarate Paluzza e il Casaro Davide Flora e un secondo premio nella categoria formaggio caprino di Malga sempre per i prodotti di Malga Lavarate, questa volta con la Casara Anna Mella. Istituzioni e comunità di Villers, in provincia di Gorizia, hanno festeggiato l'arrivo dei primi 6 ospiti della comunità alloggio Baolar, realizzata dal CISI e ora gestita dalla cooperativa sociale Padre Giacomo Montanari, associata al consorzio di cooperative Il Mosaico. Il presidente del Mosaico e della cooperativa, il villessino Mauro Peressini, ha ricordato il percorso di trasformazione della cooperativa, iniziato quasi 20 anni fa, con la trasformazione del vecchio consorzio di acquisto e smercio in una cooperativa sociale. I soci stanno investendo molto nella cooperativa. Gli ettari medi della cantina sono circa 3,5 ettari per socio, se andiamo a individuare socio per socio la media totale. I restanti sono persone note che si aggirano intorno ai 50 ettari, i soci più importanti, a lì a scendere. Abbiamo tanti soci ancora hobbistica, così per modo, che noi portiamo molto rispetto perché sono i soci più anziani presenti nella base sociale, di cui noi portiamo e abbiamo l'onore di portare avanti quello che loro poi hanno consegnato a noi le chiavi della cantina. Ecco qua oggi vediamo anche alcuni degli ultimi investimenti in 10 anni. Questo passa nel piano sviluppo ultimo rurale, quello che stiamo vedendo ora. Ci sono investimenti importanti che andranno fatti anche nel futuro. Perché? Perché siamo in una forte richiesta di soci che vogliono entrare nel sistema cooperativistico, che credono nel mondo cooperativistico, perché oggi parliamo di una cooperativa in questo caso. La cantina Ramuscello anche i prossimi anni sarà costretta a fare dei sviluppi per motivo ben semplice così da spiegare, in parole povere. Vi so solo a dare un'informazione che a pochi la sanno. Ad esempio, noi siamo presso il comune di Sesto assieme al comune di San Vito. Pensate che il comune di San Vito è il comune più abitato in regione Friuli Venezia Giulia. Questo dà un segnale che noi dovremmo purtroppo, fra virgolette, perché quando c'è da investire si dice sempre purtroppo, saremo costretti a fare investimenti perché c'è una forte crescita nella credibilità di questo mondo cooperativistico di Ramuscello come cantina. Un'azienda in crescita in quintali, un'azienda in crescita di fatturati importanti. Che cos'è lo spread? Lo spread misura semplicemente una differenza e nella vita siamo abituati a misurare in tanti modi diversi differenze che ci risultano interessanti. Proviamo a pensare a un gran premio di Formula 1. Sapere che un certo pilota, una certa auto completano un giro in un minuto può essere un'informazione non molto importante, a meno che poi non confrontiamo con altri piloti di altre scuderie che ad esempio ci mettono più di un minuto o meno di un minuto e quindi riusciamo a valutare la distanza che esiste poi fra i vari piloti in gara. In economia anche ci sono parecchi spread, parecchi differenziali che vengono misurati proprio perché l'informazione che questi rappresentano ha un senso che deriva dal confronto con qualcos'altro. Uno dei più importanti, quantomeno per l'attualità, è il differenziale che esiste fra l'Italia e la Germania con riferimento ai titoli di Stato che hanno una durata decennale. L'idea è di avere titoli che abbiano la stessa scadenza, le stesse caratteristiche, salvo che sono emessi da due stati diversi. A quel punto tutta la differenza fra questi rendimenti dipende dalla percezione che chi vuole acquistare o vendere questi titoli ha dei due diversi emittenti, in questo caso l'Italia e la Germania. Di solito sentiamo parlare di numeri che sono nell'ordine di grandezza delle centinaia. Che senso ha questo numero? Uno spread a 100 significa
che il differenziale fra i due rendimenti è del 1%, quindi sostanzialmente si prende il differenziale percentuale e lo si moltiplica per 100. Alla fin fine può essere interpretato come un termometro. Quando questa distanza aumenta molto è come se salisse la febbre, quindi viene percepito molto più rischioso un paese che ha uno spread molto elevato. Ma come qualsiasi termometro non ci dice nulla né sulla malattia e né sulle possibili cure. Per cui è un segnale, poi è necessario approfondire le ragioni per cui lo spread è cambiato. Salve a tutti. La sostenibilità ambientale, economica, sociale è all'ordine del giorno dei dibattiti e dei temi in discussione. Oggi cerchiamo di approfondirlo, questo tema, con il professor Francesco Marangon dell'Università di Udine, e che ci dirà i legami che esistono fra proprio questo tema e le imprese, la società e la cooperazione. Professor Marangon, si parla molto di sostenibilità in tanti ambiti, ma esiste una definizione che possa fare un po' di chiarezza? La definizione di sviluppo sostenibile, userei questa espressione, ormai ha compiuto più di 30 anni, perché la sua definizione ufficiale è quella che riscontriamo in un documento che già nel 1987 venne approvato a livello di Nazioni Unite da un'apposita commissione. La sostenibilità o lo sviluppo sostenibile all'epoca venne definito come quello sviluppo che, oltre a garantire la qualità della vita e il benessere delle generazioni attuali, di noi che viviamo in questo momento su questo pianeta, tiene conto anche di quello che potrà essere il benessere delle generazioni future. Quindi la grande novità che viene introdotta nel concetto di sviluppo sostenibile rispetto ad altri concetti precedenti, crescita, sviluppo umano, è l'attenzione al futuro, alle future generazioni. Ma adesso si abbina anche un'attenzione alle generazioni che attualmente vivono su questo pianeta. Non è possibile avere sviluppo sostenibile se noi qui in Europa stiamo bene, ma altre popolazioni di questo pianeta soffrono e magari con questa sofferenza garantiscono il nostro benessere. Se lo decliniamo nella nostra quotidianità, come entra il concetto di sostenibile? Il concetto di sostenibile entra in tutte le sue dimensioni che correttamente vanno prese in considerazione. Quando noi parliamo di sviluppo sostenibile dobbiamo innanzitutto stare attenti che non si parla solamente di aspetto ambientale, ma anche nello stesso momento di aspetto sociale e aspetto economico. Quindi nella nostra quotidianità significa, come cittadini, come consumatori, essere attenti al nostro modo di consumare, di vivere le nostre azioni quotidiane, non solo dal punto di vista dell'impatto ambientale che queste possono avere, ma anche dal punto di vista dei rapporti umani e anche dal punto di vista dell'equilibrio economico che ci deve essere comunque. Professor Marangon, dunque anche le imprese sono coinvolte nello sforzo verso produzioni e servizi più sostenibili? Sicuramente. La dimensione della produzione è un elemento cardine del concetto di sviluppo sostenibile. Produrre in maniera sostenibile significa essere in grado di garantire un equilibrio economico, se parliamo di imprese, per esempio, normali, il profitto, ma nello stesso tempo riuscire ad ottenere questo risultato che garantisce la durata nel tempo dell'attività imprenditoriale senza compromettere l'equilibrio dell'ambiente, significa senza estrarre in maniera impropria le risorse, ma anche senza scaricare nell'ambiente elementi inquinanti. Infine, significa garantire un equilibrio sociale, che significa, per esempio, attenzione a chi lavora in un'impresa, ai cittadini che vivono attorno ad un'impresa, tanto per fare due esempi. E noi di Community naturalmente abbiamo un'attenzione particolare verso la cooperazione. Ecco, proprio questo settore e le sue imprese, cioè le cooperative, possono trarre e offrire vantaggi dalla loro attenzione verso la sostenibilità? Io direi che il settore dell'impresa cooperativa è proprio un emblema di quello che può essere il concetto di sostenibilità. Nella natura stessa della cooperazione, questo
lavorare assieme per produrre beni e servizi è proprio una delle componenti principali del concetto di sviluppo sostenibile, di equilibrio fra le tre dimensioni economia, ambiente e società. Dal punto di vista poi anche più specifico, settoriale, se immagino alla variegata struttura della cooperazione, dell'impresa cooperativa nel nostro paese, nella nostra regione, direi che proprio sono quelle genere di imprese che sono andate proprio ad inserirsi in quei filoni di produzione di beni, ma anche e soprattutto di servizi in cui la sostenibilità trova proprio la sua migliore rappresentazione. Penso soprattutto ai servizi alle persone. Fare un'impresa che è attenta alla qualità della vita delle persone, cooperative sociali per fare un esempio, significa operare nella sostenibilità, ma penso anche a tutto il mondo della cooperazione che agisce nella tutela dell'ambiente, penso alle cooperative che gestiscono aree protette o che pure si inseriscono nella gestione delle risorse ambientali in generale. La cooperativa Taviele ha una valenza sociale, questo perché abbiamo tra i nostri collaboratori delle persone con un diverso svantaggio sociale, sia come dipendenti che come borse lavoro, infatti abbiamo una collaborazione con diversi enti pubblici. Noi coltiviamo sui quasi 5 ettari di terreno. Sono dei piccoli appezzamenti di terreno con diversi proprietari, come è un po' la particolarità della montagna. Questi ci sono stati dati in comodato gratuito proprio perché una volta venivano coltivati, adesso purtroppo un po' le persone anziane magari non lo fanno più, non ci si dedica più all'agricoltura, e piuttosto che lasciarli incolti o doverli magari anche sfalciare, ce li hanno dati per coltivarli. Alla fine di queste erbe noi facciamo dei prodotti naturali, abbiamo degli infusi e dei sali aromatizzati che diciamo facciamo noi dall'inizio alla fine, perché facciamo la semina, raccolta, essiccazione e l'imbustamento. Invece i nostri prodotti cosmetici mandiamo a trasformare le nostre erbe a una ditta che fa tutto il processo, insomma, di trasformazione. Ogni erba ha la sua particolarità, quindi anche ogni prodotto è particolare in questo senso. Abbiamo da creme per il viso a prodotti di bellezza, diciamo così, a delle creme, usatemi il termine, un po' più medicamentose, come può essere, non so, un unguento alla calendula, una crema all'arnica. Ad esempio l'arnica è ottima come antinfiammatorio naturale. I nostri prodotti li potete trovare in farmacia Cercivento, in altre zone in Friuli. Noi abbiamo puntato soprattutto, proprio per basare sulla nostra valenza sociale, alle botteghe del mondo, dove c'è un'attenzione particolare anche a quello che c'è dietro al prodotto, non solo alla naturalità del prodotto, ma proprio a questo valore sociale. Inoltre, se volete, noi siamo qui nelle coltivazioni sul nostro sito, che è www.saoutcercivento.it, trovate i numeri telefonici, i contatti per poterci avvisare eventualmente se venite a vedere le coltivazioni e a toccare con mano la naturalità e la passione e l'impegno che la nostra cooperativa mette per portare avanti questa tradizione erboristica di Cercivento. Vi aspetto a Cercivento allora. La Taviele, società cooperativa sociale agricola, è nata nel 2013. È partita da un progetto che è stato fatto gli anni precedenti, un progetto Interreg Agrimont, che ha rivisitato quella che è la tradizione erboristica di Cercivento. Una volta infatti venivano coltivate le erbe officinali, venivano trasformate da una persona in paese, c'era questa attenzione ai rimedi naturali.
Questo progetto ha fatto sì che venissero acquistate delle attrezzature, tra cui un essiccatoio, tra cui laboratori didattici e altre attrezzature, che come ogni progetto poteva andare a finire in niente, invece noi per fortuna abbiamo portato avanti questa tradizione. La cooperativa quindi è nata nel 2013 dalla buona volontà di alcuni soci. Noi coltiviamo piante officinali tipo la malva, la calendula, il fiordaliso, delle piante aromatiche che sono tipo rosmarino, la salvia, il timo e poi anche orticole, patate e fagioli. La nostra cooperativa si chiama Taviele perché questa è la zona pianeggiante che è in montagna, è chiamata Taviele proprio perché è la zona pianeggiante dove si può coltivare. Il nostro marchio invece è Saut Cercivento. Saut che viene dal Sambuco in Carnico, è in alcuni dei nostri prodotti, è una pianta quasi riverita anche in montagna perché si utilizza di tutto nel Sambuco e in più Saut ha senso di salute e noi vogliamo basare la nostra attività sui prodotti naturali. La nostra cooperativa si fonda proprio su questa naturalità dei prodotti. Noi raccogliamo a mano, tiriamo via l'erbaccia a mano, concimiamo col semplice letame, quindi resta proprio veramente il prodotto naturale senza uso di prodotti chimici. Siamo attaccati al nostro territorio a Cercivento, sia per la bontà della terra, per il fatto che veramente le piante vengono bene come vengono effettivamente bene in montagna in questa zona. Community FVG finisce qui e vi dà appuntamento a settimana prossima con ancora tante nuove storie da raccontare.